Alfredo! Che avete visto il mio Alfredo? Alfredo! Ma io mica c'ho tutto questo tempo da perdere, lo sai che da un momento all'altro muoio fisica? Oh, Alfredo! Alfredo è sceso un momento a comprarmi le sigarette. E gelida manina se la lasci di scaldar. Se mi sente le piedi. Posso esserle utile io? Ma lui chi sei? Ma tu che vuoi? Chi son, e che odesse, son radamesse, che per caso ha visto la mia celeste Aida. Aida sta in piazza Sede, una manifestazione per l'africano, l'ho vista io. Ah sì? E che faceva? C'era così per farlo capire ai Mar Onite, così per farlo capire ai Mar Cucchini, così per farlo capire a Mar Telli. Era nel Mediterraneo completo. E pareva, ma non ci si può più fidare di queste fanciulle abissine. E pensi che io dai da do? Eh? Io dai da do? Lui a taitata, io a taita, voce del verbo di via taitatare. Io a taitato, tu a taitatare. E gli altri, non si poteva chiamare Filippo, io Filippo a toia, tu a morto, tinci che non c'è tati, io a taitato. Io? Ad Aida? Do? Ma chi ci dai, Aida? Era giovedì libero la domenica mezza giornata e non si contenta. Vuol perfino essere messa in regola con le marchette. Ah, non mi parla di marchette, guardi. E con le filippine cosa crede? Allo stesso, la mia si chiama Liu, sta sempre lì a piangere. Io dai che ci dicono, non piangere Liu. Non piangere Liu. Ma che continua a piangere la stronza? E che gli devo dire, signora mia? La donna immobile, qual più che devo anche sia un pochino meglio, ma dica adesso non dica se metta nelle corazze mie e mica posso andare a fare la guerra pure in Polonia per poi ritornare vincitore. Ritorna vincitore con una schiava polacca, ecco. Se trovate una polacca amico dipende, sa anche stirare. Senti, benvenuto, si tratta di stirare, io al massimo ti posso stirare le corna che ogni tanto ti mette quel tuo cornutissimo di Alfredo. Tu hai avuto zoccolissima femmina del ciaviata che non si altro? E scommetto che lei è la nonna di Sandramino! Caricchia! Questo nome di Bellini, carissimo generale d'Egitto, io sono la contessina Maria Valesca. Tu regina della 2000, ma che sciuzza! Ma come ti permetti? E allora avrei sicuramente appreso di una relazione molto intima tra me e il grande Napoleon. Ah, il cognac! E sento che in Polonia il cognac Napoleon non si trova! Ah, una vecchia ubriacona, ecco gli sei! Ma ubriacona ci sarai tu che non fai altro che le pare negli ete calici. Liviamo negli ete calici, che la modella è solo in fiora. Io al massimo posso essere imbriaca d'amore per lui, lo conobbi nella steppa, ce l'avvengo quel giorno. Beppe, che guardi, questo è il vento della steppa, che decioi che è piena zeppa. Lo conobbi il giorno che cominciò la ritirata di Gorbaciotto. Ma con Gorbaciotto si ritira? Ceto, mischino, ceto, da un po' di tempo non faccio che rivedere, ma mia, un cazzo me l'ha fatto fare, ma mia, un cazzo me l'ha fatto fare. L'Europa orientale lo combinò grosso assai. Tu non credi, Pagasciuzza, tu che di casini te ne intendi? Sicché questo Napoleone sarebbe il suo amante? Bonaparte. E io non è vero, caduta la cortina di fil di ferro, sono venuto da questa parte per vedere se lui è ancora vivo e ancora morto. Ma questo Napoleone non era quello che quando venne in Egitto ebbe un congresso carnale con la mia biscugina Cleopatra? Ma come, quello che venne in Egitto e si fu tetta la biscottina di Cleopatra, quello non fu Napoleone, quello fu Cesare, il grande Giulio Cesare. Chi è? Ma io mi ricordo che anche Napoleone andò in Egitto. Tu scusa questa, quello avvenne in un secondo tempo e dopo il secondo tempo ci fu il cinegiornale dove lui disse dall'alto di queste piramidi 40.000 ricchioni ci stanno a guardare e siccome a lui non ci piacevano i ricchioni praticamente quella volta non se ne è fatto più niente, capito? Però poi mentre tu quando so più istruite ste volanghe a confronto della Bissini e hai da tutte ste cose mica le sai. E come è questo suo Napoleone? Bello? Ecco, bello di ricioppo. E alto? Ecco, alto di ricioppo. E giovane? Ecco, giovane di ricioppo. Insomma fa schifo. Ecco, fa schifo e di ripoco. Però simpatico, simpatico. Una via di mezzo c'ha dell'urio e magari invecchiato. Però simpatico, simpatico. E quando me volete?
Ma io non sono Maria. Pardon, chi siete lei? Ah, io sono Violetta. Violetta! Violetta! Giorgetta, come se la... Ma poscia, guarda che ti stai sbagliando, questa non è la tua parte. Oh, madame, io la parte non lo so, io recito a braccio. State attento, generale, che quella lì non sta mica tanto bene in salute. È una traviata, categoria a rischio, quasi sicuramente sieropositiva. Ma sieropositiva? Ah. Oh, ladies and genitals, e qui... Se c'è un sieropositivo, quello sono io. E perché? Eh beh, dopo l'inculata che ho preso la te volte... Ti permesso dal generale Aruzeschi sarei venuto qua per farmi inguaiare da te? Signora, questo Napoleone qua è un poco di buono. Quando venne nel mio paese ebbe un congresso carnale, addirittura con la moglie di mia nonna buon'anima. E se non mi avesse che dati, la volevo restituire. Modella, il Papa si tiene l'obelisco di San Pietro, Andreotti si tiene l'obelisco di Axum, Craxi si tiene l'obelisco di Garibaldi. E io non mi posso tenere la mummia del nonno sifilitico di questo generale dei miei geroglifici. E io quasi quasi me ne vado a letto con Josephine. Ah, Josephine Guarnè, la bottana afro-cubana. No, Josephine perché? Non facciamo scherzi, quella è mia, quella mia celestia. Già la luna è mezza mare, mamma mia, si sa.
vinto il festival. Ci vorrebbe un altro Dante Alighieri. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Ma questo qui è Luca da Montezemolo che parla della Venice. E il padre Dante? Il padre Dante? Formidabile, un altro prete! E già ci abbiamo avuto una volta padre Ciufoli! I padri non mancano! Neanche i Ciufoli! Senta, scusi, ma lei come nasce? O come vuole che nasca? Ghibellino! Ma certo, certo, lei faceva parte del complesso di Ghibellini, mi pare di averlo già visto, ma aspetta, non mi dica niente! Ho Umbria Gezze quest'estate! Poi che dice? Quest'estate ho gli era Ravenna, che mi hanno fatto pure il monumento! Ma certo, uno stava con voi da Ravenna allo stadio, insieme a Dicchi Dicchi! Ma che Dicchi? Non dico niente, ce l'ho detto per aggiungere su Falcone, io non parlo. Te lo dico io, dic. Ci vogliamo, dicchi. Ci vogliono portare per forza a Sanremo. Ma certo, manco di poeti, parolieri, e lei con l'esperienza che si è fatta con i Ghibellini, a come faceva quella sua compilation? Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta mi era smarrita, che la diritta mi era smarrita, che la diritta mi era smarrita mai. Che so, nel tuo modo di bellina, subito a bucca di tanta casa, a chi può bene il piccolo francese, a chi può spingere, a chi può bene il piccolo francese, a chi può spingere. Ma senti un po', ma tu la storia di Orfeo e Eurepice la conosci? La storia di chi? Orfeo e Eurepice. Sì, Orfeo e Bruno Vespa. Orfeo ed Euridice, ignorante! Ah, si dice Euridice? Euridice. E chi lo dice? Come chi lo dice? La mitologia greca. Il divino cantore Orfeo perde la sua sposa Euridice. Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio bene? E allora? Va all'inferno. Ma facci tu. No, dicevo, va all'inferno. Ma vatti a metterlo culo alla marana che lo servo dello muzzo, che va? E non ho fatto un ignorante che me lo curo, sa? Ma che cosa ho capito, ignorante? Dicevo va all'inferno nel senso che Orfeo va all'inferno e ottiene dagli dèi la possibilità di riportare la sua Euridice sulla terra, ma ad una condizione però, che non si volti mai indietro a guardarla. E invece purtroppo Orfeo si gira ed Euridice schioppa. Schioppa. Diventa una statua e Orfeo disperato. Beh sì, insomma, è come se i due ragazzi di oggi si proponessero di non fare più uso di droghe e poi invece lui, per primo, ci ricasca. Ma l'andata o no l'andata? L'andata! Ballare qua e là, che ogni tanto da qualche panzata.
telespettatore che in quest'era di fischi per fiaschi, in dove femmine fanno le maschi, te manca solo il suggeritore. Fa tutto se gira e se basta, la fottana diventa casta, il destro diventa sinistro, il mariolo lo fanno ministro. La signora s'allisce e si stira per tornare come al tempo che fu, poi si guarda allo specchio e sospira, ma quegli anni non tornene più. Avete visto la vedova? La vedova di chi? Ma come di chi? Volete forse offendermi? Se io dico avete visto la vedova, intendo la mia vedova. E che siete morto? Oddio, figlio lontaccio, che non siete altro. Sappiate che io sono Danilo, il conte. E io sono Pasquale, lo scopatore. Ma cosa volete che me ne importi? Io sono il conte Danilo della vedova allegra e sono qui perché devo fare assolutamente l'operetta. Sì, vi dovete fare assolutamente la peretta? Ah, procediamo subito. Ma che strano individuo. Ma quando arriva questa vedova, tutte così queste cantanti, non appena trovano un gigolo sono capaci di abbandonare tutto. Quella cretina della mia partner si è andata a innamorare di un marinaio morto di fame del paese dei Campanelli ed ha lasciato la compagnia. Vediamo ora la nuova vedova che mi deve mandare l'agenzia. Ah, queste donne! Donne, 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 no! Che scabroso le donne studiare, sotto il luogo la liberazione. Ci dico!
Io sono una pochita, ma le sue pallori mi fanno volare. Vola, 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 ma che bella ripicolona. Vola, 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 ma che bella ripicolona. Ma è più bella la mia di quella della zia. Ah, oh, yeah. Ma sei tu? Certo che sono io, ti credevi chi affassi? Fuggita col cadetto del paese dei campanelli. Io quel rozzo ho capito che non mi meritava. Io una sola fissazione, essere la tua vedova. Che vedova? Ah, conte mio! Vedo che avete altri gusti in mossi. Tenetevela pure la vostra cornacchia buzzicona. Addio. Ma no, ma io voglio voi. Oh no! Signora, che vedi secondo me che puzzicano a me? Io adesso vado di là, ci faccio a questa il peeling, il contro peeling e poi torno disgraziato televisivo. Ed ora come si fa? Non abbiamo neanche i costumi per una tragedia. Benvenuti, siete in arresto, qui c'ho un botto, chi è l'assassino? Ah, ma chi è l'assassino lo dovete scoprire voi, eh. E se no che razza di poliziotto siete? Chi è? Qui c'è adesso di mezzo una donna. Dov'è il botto? Non lo saprete mai. Pro pro del cabaret, ti impongo la virtù, però sei sempre tu. Consumare le scarpe sul buon volo.